Il treno non sarebbe arrivato prima di un'ora, ma lui era già lì ad aspettarlo. Il suo sguardo vagava lontano, oltre le rotaie che si inerpicavano sui fianchi opulenti dei Pirenei. Che era gitano lo si poteva capire solo scrutando la profondità dei suoi occhi neri, ma quel giorno nessuno l'avrebbe notato. I tedeschi avevano appena invaso la Francia e quello era l'ultimo treno che attraversava il confine spagnolo. Addosso aveva ancora la giacca del 5° reggimento. Lui, figlio del vento, si era arruolato dopo aver seppellito la famiglia e i cavalli. Vittime di quel destino che porta i nomadi a trovarsi a volte nel posto sbagliato. Ma Guernica quel giorno non lo sembrava davvero un posto sbagliato. E chi avrebbe mai immaginato che di lì a poco la terra si sarebbe sollevata così in alto da raggiungere il cielo? Salì sul treno che andava dalla parte sbagliata, come tutta la sua vita. Qualcuno disse poi di averlo incontrato in montagna con i partigiani della Garibaldi, e un vecchio che aveva girato il mondo giurò di averlo conosciuto nel 21 ad Antofagasta, durante il grande sciopero dei minatori del San Nitro. Un altro, un marinaio, disse che non era possibile, che si sbagliava, perché lui stesso l'aveva visto a Mosca. Oggi dicono che viva nella selva Lacandona. Per essere uguale agli altri si è infilato in testa un passamontagna, ma gli occhi sono quelli di sempre. A volte canticchia una vecchia canzone. Parla di un cuore ribelle e del mondo. Dice che è nostro, che è la nostra patria.